Mi chiamo Paolo, 18 anni e frequento Liti Spanella. Ciao, sono Pietro, sono della classe Quinta G. Sono Elena Pontari, frequento Liti Spanella e ho 18 anni. Oggi ci troviamo nel laboratorio Apple del Panella Pallauri. Stiamo facendo un lavoro grafico nel nostro laboratorio. Io in realtà avevo scelto un altro indirizzo, poi comunque mi sono riscoperta in questo indirizzo di grafica che era appena aperto e mi sono trovata benissimo. Quando hai scelto questa scuola, cos'è che ti ha affascinato in particolare? Non è stata del tutto una scelta autonoma, però comunque arrivato nel secondo anno ho scoperto la mia attitudine verso la multimedialità e quindi mi è piaciuto. Perché ha molti sbocchi lavorativi e soprattutto perché dà libero sfogo alla nostra creatività, alle nostre comunque passioni. Questo è un filmato che ha prodotto i miei compagni in Grecia per documentare la situazione profughi. Ti piace in qualche modo, ci metti del tuo, insomma, esce un po' quello che è Paolo nella vita di tutti i giorni? Certo che esce, anche specialmente mediante i video che produciamo noi con il montaggio, con le storie che inventiamo. È un modo per manifestare se stessi, come anche la scrittura. Questi ragazzi, prof, come rispondono? Sono entusiasti di questo tipo di lavoro? Sì, sono molto interessati, molto motivati, anche perché appunto per tutti gli insegnamenti c'è sempre una parte pratica che dà loro la possibilità di acquisire competenze, quindi non soltanto conoscenze che poi saranno appunto spendibili nel mondo del lavoro. In questa scuola cosa hai imparato che prima non sapevi, per esempio? Allora, io ho imparato ad ideare, quindi realizzare prodotti audiovisivi e comunque a produrre locandine. A lavorare con tutto quello che è multimediale, insomma. Esatto, sì. Da grande invece? Penso di continuare comunque con questo indirizzo in un'altra città, però... Vuoi continuare a studiare, insomma? Sì, sì, assolutamente. E da grandi ancora da vedere. Non so se continuare con questo corso di studio oppure cambiare totalmente andando a lettere. Venite, e faccio così e ce ne andiamo.